La vittoria sulla Gioiese alla prima di campionato rappresenta indubbiamente una buona partenza per la Vibonese, ma Mister Boucher rimane con i piedi per terra, conoscendo bene pregi e difetti dei suoi ragazzi e ben sapendo che le prossime gare rappresentano scogli ancora più impegnativi da affrontare. L'allenatore della Vibonese ha chiaro quale sia il compito dei suoi ragazzi, che a loro volta da subito hanno dato prova di recepire il credo calcistico che Antonio Boucher intende portare avanti. Noi cerchiamo sempre di giocare la partita, di fare la partita. Ciò non vuol dire essere presuntuosi. Io credo che attraverso il gioco migliora ogni singolo giocatore, e attraverso il rischiare prendi personalità, acquisti fiducia, quindi non posso chiedere altro ai ragazzi. Poi è normale, se ci sarà una squadra dove ci viene a pressare dappertutto, uomo a uomo, a tutto campo, non siamo stupidi e non prendiamo rischi inutili. Però questa squadra deve essere improntata, deve avere la mentalità di giocare sempre a calcio. È normale, se giochi a calcio, palla a terra, ritmi bassi, dai più vantaggi agli avversari. Noi dobbiamo abituarci a giocare a ritmi alti quando gli avversari ci vengono a prendere anche in area di rigore. Cercare di giocare un tocco o due tocchi, quello che chiedo ai ragazzi da quando ci siamo visti il primo giorno. E non mi piace che un mio ragazzo porta palla inutilmente, non mi piace che rallenta il gioco. E a volte che ben venga che gli avversari ci vengano a prendere alti. Non posso non cercare di migliorare ogni singolo giocatore. Anche, è normale, anche chi magari ha fatto già 10 anni di calcio giocato, che ha comunque tanta esperienza, io credo che anche a 31-32 anni si possa migliorare. E figuriamoci i giovani, figuriamoci i ragazzi di 18-19 anni, che spero e mi auguro che hanno una vita calcistica avanti. Quindi è mio dovere creare questo nella testa dei ragazzi. E poi ci saranno anche partite dove non ti riesce nulla, ma è normale, questo è fisiologico, dove magari ci saranno giornate che avrai più difficoltà. Però quando una squadra ha una sua identità, quando una squadra ha una sua forza mentale, quando una squadra ha una sua idea di gioco, io credo che attraverso questo si può sopperire alcune difficoltà. Sin dalla prima partita la sensazione è che i ragazzi sanno già cosa devono fare. Sì, anche perché poi vedo che è come se fossero a loro agio, no? Io vedo che anche lo stesso Facundo oggi cercava sempre questa linea di passaggio alle spalle della prima pressione, perché comunque secondo me te ne accorgi quando i tuoi ragazzi riescono ad assorbire quello che te gli chiedi. A volte bisogna essere anche bravi a capirlo, e io vedo che loro si applicano per fare questo, quindi stanno cercando sempre di forzare meno le giocate e preparare la giocata prima che riceve palla. Spesso e volentieri vedi giocatori che ricevono palla, alzano la testa e vogliono fare la giocata, è troppo tardi. Nel calcio un secondo su 10 metri, in quei 10 metri l'avversario ti arriva e ti mangia, quindi l'abitudine è proprio quella. Prima che mi arrivi la palla, il mio giocatore deve cercare di guardare avversario, palla, compagno, deve posizionarsi bene in mezzo al campo, devono occupare bene gli spazi. Quindi sono tutte cose che piano piano devono arrivare. Io sto guardando questo dal primo giorno, che i miei ragazzi cercano di seguirmi perché piace fare questo tipo di gioco. Poi ripeto, non siamo stupidi. Se arriva una giornata dove una squadra ti viene a prendere sulle bandierine e si giocherà a pallonate una domenica, ma tutte le altre si giocheranno a calcio.